potevamo leggere fra le righe quali erano eventualmente le strategie o della testata o del giornalista, ma quali messaggi ci voleva mandare. Non era una lettura di un giornale, ma c'era proprio l'educare i ragazzi a, per esempio, una cosa che avveniva facilmente era di confrontare un giornale come La Nazione con il giorno L'Unità. La scuola di Bagliani era una scuola non ideologizzata e quindi l'obiettivo era quello proprio di far riflettere. Il giornale era uno degli strumenti che ci aprivano una dimensione diversa. Vedere cioè che il mondo non finiva con quelle che erano le conoscenze in questi paesi, ma c'erano dimensioni e interessi molto più vasti. Per cui già la lettura del giornale non era una pratica in uso nelle nostre famiglie, ci dava la dimensione che qualcosa di diverso noi stavamo vivendo. Saper leggere, detto, non significa saper leggere. Saper leggere significa dir poco poco.